sede del Comune di Milano per discutere sull'Expo, convinti che sia sbagliato il modo di affrontare il tema dell'alimentazione durante i 6 mesi della manifestazione. Non si nutrirà così il pianeta se a guadagnarci sono le multinazionali, argomenti cari agli ambientalisti e no global che fronteggiano i propositi di chi ha organizzato l'esposizione. Processo a rilento e ancora nessuna risposta alle autorità domenicane che chiedono da tempo l'estradizione di Józef Wieslowski, ex nunzio apostolico polacco arrestato lo scorso 23 settembre in Vaticano per reati sessuali commessi su minorenni. Al TG Cronache le testimonianze della madre di una delle vittime e del diacono che è oggi uno dei suoi principali accusatori. Una zona a luci rosse a Roma, se ne parla in queste ore dopo che un presidente di municipio ha proposto di individuare alcune strade della città dove venga permessa la prostituzione. Entro il mese di aprile potrebbe partire la sperimentazione. Parola alla difesa del comandante Schettino nel processo in corso a Grosseto per il naufragio della nave Costa Concordia. Cosa sarebbe successo, ha detto il legale, se il comandante avesse ordinato l'evacuazione immediata della nave? La sentenza è attesa per mercoledì prossimo. Per l'Italia di rugby l'appuntamento col Sei Nazioni è ogni anno come un esame di maturità, 5 partite per evitare il cucchiaio di legno assegnato all'ultima del gruppo. Ce la farà quest'anno la nazionale italiana a vincere almeno un incontro? Oggi la prima sfida difficilissima con l'Irlanda. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti al TG Cronache. Allora, oggi prova generale di Expo 2015, mancano 83 giorni alla rassegna, all'esposizione universale e proprio mentre andiamo in onda in Hangar Bicocca a Milano sono riuniti ministri, molti ministri del governo Renzi, rappresentanti delle associazioni e atteso proprio il premier Renzi alle 17. Poco fa è stato trasmesso un video messaggio di Papa Francesco. I temi in campo sono naturalmente quelli che ruotano attorno al tema centrale di Expo, che è l'alimentazione e la nutrizione. E in contemporanea accade che in un'altra parte di Milano, in una sala del comune, si sono riuniti coloro che manifestano contro l'esposizione universale. Siamo andati per capire appunto quali sono i temi per cui dicono no. È l'immagine istituzionale di una giornata dedicata ai temi e le idee di Expo 2015, una sorta di prova generale in vista dell'inizio dell'esposizione universale il 1 maggio. Succede a Milano, la Sala delle Torri, all'Hangar Bicocca, spazio solitamente dedicato all'arte contemporanea e affollata. C'è una manciata di ministri del governo Renzi, il premier è atteso nel primo pomeriggio, ma soprattutto ci sono i messaggi di Papa Francesco prima e del nuovo capo dello Stato poi, Sergio Mattarella. La prima preoccupazione deve essere la persona stessa. Quanti mancano del cibo quotidiano e hanno smesso di pensare alla vita, ai rapporti familiari e sociali e lottano solo per la sopravvivenza. Da una parte i preparativi di Expo, dall'altra un convegno organizzato da chi vede con scetticismo l'approccio sul tema della nutrizione così come verrà affrontato. È proprio a Palazzo Marino, nella casa del Comune di Milano, una sovrapposizione che in questa settimana ha agitato il Partito Democratico. C'è anche chi ha cercato di spostare l'appuntamento per evitare la concomitanza dei due eventi. Non ci sentiamo così importanti da confrontarci con il Presidente del Consiglio. Le nostre idee forse sì però, e quindi il richiamo al tema dell'Expo vero, la sovranità alimentare, l'acqua, i diritti ai beni comuni e l'acqua sono importanti, che si possono servire anche di poche iniziative come la nostra, di piccole persone, e forse sono all'altezza anche della riflessione dei grandi del pianeta, che purtroppo non garantiscono questi diritti a migliaia, milioni di persone. Il presidente del Consiglio Comunale di Milano li definisce consigli, ma le idee sono chiare, così come sono strutturati i temi centrali di Expo, il cibo e la nutrizione, non c'entrano nulla con il dominio delle multinazionali. Noi discutiamo di come nutrire il pianeta, cioè come superare la contraddizione per cui oggi abbiamo cibo per 12 miliardi di persone e però abbiamo 1 miliardo di affamati.
Noi denunciamo che questa situazione, così come il fatto che ci sono 800 milioni di obesi nel nord e sud del pianeta, questa situazione è il risultato in particolare delle politiche di alcune grandi multinazionali. E di battaglie sotto il segno del no, Vittorio Agnoletto se ne intende. Ai tempi del G8 a Genova nel 2001 era lui a guidare la protesta che doveva essere pacifica dei no global. Ma oggi a Palazzo Marino si discute di alimentazione. Per gli scettici di Expo, anche quella carta di Milano, così come se ne sta parlando dall'altra parte della città, rappresenta solo una minaccia per lo sviluppo delle aziende agricole e dei lavoratori. E allora, lo avete sentito all'inizio del servizio, anche il Presidente della Repubblica Mattarella ha partecipato con un messaggio a questa iniziativa. Ve ne leggo un passaggio del messaggio di Mattarella. All'aumento delle diseguaglianze tra paesi ricchi e popolazioni povere, in costante lotta per sopravvivere alla denutrizione, rende indispensabile l'adozione di un nuovo modello di sviluppo che modifichi questa inaccettabile tendenza nel rispetto dei fondamentali valori riconosciuti e sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Questa appunto è una parte del messaggio del Presidente della Repubblica. Il tema, lo abbiamo detto e lo sapete, è appunto la alimentazione. Questo scatena, lo dice già il titolo, Nutrire il pianeta, scatena dibattiti e riflessioni su tutto quello che ruota attorno, per esempio il tema degli sprechi alimentari. Non possiamo sopportare che il cibo venga sprecato, mentre milioni di persone sono affamate nel mondo. Per questo dobbiamo collaborare. Questa non è una fiction, è la realtà che ci troveremo ad affrontare in un futuro molto vicino se non ci batteremo contro lo spreco di cibo. Diventa il cambiamento che vuoi vedere. Comunque andrà l'esposizione universale che fra 3 mesi prenderà il via a Milano. Un risultato l'ha già ottenuto: scatenare la creatività, soprattutto tra i più giovani. Prova ne è il concorso lanciato dall'Università Bocconi, con in palio 200 posti per partecipare a un corso sullo spreco di cibo. Per meritare il posto bisogna convincere che si hanno le motivazioni giuste attraverso un video spot. Il video sarà votato dal comitato dell'Ateneo, ma anche da chiunque lo guardi sul sito Food Saving Back. Per i 200 posti in palio sono già arrivati 8.000 contatti da tutto il mondo, filmati molto diversi. Alcuni vengono da paesi dove la carenza di cibo e la fame tra i propri connazionali sono piaghe aperte. 2 milioni di persone hanno fame in Argentina e 8 bambini muoiono per questo ogni giorno. Non è solo per le persone, ma anche per le risorse naturali. In paesi ricchi, come il nostro, si riflette sul paradosso alimentare. Il mondo non ha mai prodotto così tanto cibo, che però viene in parte gettato. Da una parte, nei paesi ricchi l'eccesso di cibo porta all'obesità. Sono 500 milioni nel mondo, 44 milioni solo ragazzi. È proprio un paradosso, perché non è che non ci sia il cibo, c'è scarsa distribuzione del cibo, perché da una parte appunto con l'eccesso si arriva in molti casi all'obesità, soprattutto anche infantile, mentre invece negli altri ovviamente la malnutrizione, come conosciamo noi oggi il problema del cibo. C'è chi ha usato solo le parole e il proprio volto, chi immagini scioccanti, tutti però riflettono sullo spreco senza precedenti del cibo e anche delle risorse impiegate per produrlo, un consumo di materie prime che sta mettendo in ginocchio il pianeta, terreni devastati, acqua, emissioni di anidride carbonica per produrre ciò che nessuno mangerà. Ogni giorno un sacco di buon cibo è sprecato nei supermercati, pane, frutta, verdura, che sono ancora commestibili. Perché non diamo questo cibo alla gente che non ha nulla? La seconda parte è stata girata in un magazzino di Grana Padano. Ho collegato il tema dello spreco di cibo alla distruzione di migliaia di forme post sisma di qualche anno fa. E l'ultima parte è stata girata in un supermercato, e sono i luoghi in cui lo spreco di cibo è veramente molto alto. Per favore, non siate indifferenti, non siate ciechi, pensateci. Sono interessata proprio a una ricerca della valorizzazione delle risorse primarie e anche una correlazione, insomma adesso si parla molto di prodotti esperienza, quindi l'esperienza che il consumatore ha con le materie prime. E chissà che proprio da questa fucina di idee e dalle altre che saranno messe in campo tra i padiglioni dell'esposizione non nascano nuove strategie per evitare che ogni anno vengano gettate 1,3 tonnellate di cibo. Per dirla con gli studenti, un singolo chicco di grano non fa la farina, ma tanti sì.
E oggi per la prima volta si è riunita la Pontificia Commissione per la tutela dei minori e dell'infanzia, una commissione voluta proprio da Papa Francesco, che ancora qualche giorno fa ha ribadito in una lettera inviata ai presidenti delle conferenze episcopali: la pedofilia nella Chiesa è una piaga da estirpare. C'è una storia di cui non si parla da un po', ed è il caso dell'ex nunzio apostolico Wieslowski, arrestato in Vaticano per reati sessuali sui minori. È una indagine che va rilento, di cui si sa davvero poco, trapelano pochissime notizie. Siamo riusciti a raccogliere qualche informazione anche per capire perché si sa così poco. Da solo con la sua coscienza per un paio di mesi, quelli dei domiciliari dentro al collegio dei penitenzieri. Poi, dopo l'interrogatorio di novembre, rimasto finora segreto, altri 2 mesi e mezzo di libertà, ma con obbligo di dimora dentro alle mura leonine, in attesa di un processo che chissà quando verrà celebrato. Józef Wieslowski, l'ex nunzio apostolico polacco di 66 anni, arrestato il 23 settembre in Vaticano per reati sessuali commessi su minori nei 5 anni trascorsi nella Repubblica Dominicana, gira controllato con discrezione dalla gendarmeria, passeggia lungo i giardini, compra birre e superalcolici allo spaccio e a chi glielo chiede confida di essersi difeso bene dalle accuse che gli ha rivolto il promotore di giustizia. Che però fa melina, rallenta, prende tempo. La Repubblica Dominicana sperava di poter avere l'estradizione del sacerdote, ma la Santa Sede non avrebbe mai accettato quello che sarebbe certo diventato un processo contro la Chiesa. A fine novembre il procuratore generale di Santo Domingo, Dominguez Brito, ha incontrato Papa Francesco, esprimendo apprezzamento per la nuova era di trasparenza e fiducia per l'esito di un'inchiesta che ha scioccato il paese dei Caraibi. L'autorità giudiziaria dominicana ha mandato alla Segreteria di Stato Vaticana foto, video, verbali di interrogatorio, testimonianze di vittime e accusatori, parole pesanti come quelle che provengono dalla madre di uno dei ragazzini abusati e dall'ex collaboratore del nunzio, il diacono Javier Francisco Osi Reyes, che dopo una relazione con Wieslowski nel 2013 fu arrestato per violenze sessuali e psicologiche su un minorenne. Dal carcere scrisse una lettera al suo ex superiore, inviata in copia all'arcivescovo di Santo Domingo López Rodríguez, è divenuta la base dell'impianto accusatorio. Abbiamo offeso Dio abusando di bambini e adolescenti comprati per pochi spiccioli. Ti sono stato complice perché il tuo appetito sessuale potesse essere soddisfatto. Chiedi a Dio di aiutarti a sfuggire a questa malattia diabolica che ti porta ad abusare continuamente dei bambini. Era una persona inferma sessuale. Era malato di sesso. Lui mi diceva che tenía un tipo di gusto specifico. Aveva le sue preferenze, non si faceva scrupoli nel cercare ragazzini che lo soddisfacessero. Era attentissimo a non compromettersi. Al telefono, per esempio, non chiamarmi, non chiamarmi, ci vediamo lì, ma non chiamarmi. Sì, no, vediamo in tal sito, però non mi chiami. Perché lui sentiva. Aveva paura che lo intercettassero o lo pedinassero. Mio figlio mi raccontò che lo aveva conosciuto lucidandogli le scarpe. Arrivava con la jeep piena di bambini. Mio figlio all'epoca aveva 11 anni. Il nunzio dava a lui e ai suoi amici $12 affinché tacessero. Accuse circostanziate e documentate. Eppure nulla accade in Vaticano e a Santo Domingo sono quantomeno perplessi. Nessuno dall'ufficio del promotore di giustizia è andato a cercare laggiù elementi utili a reggere l'accusa contro l'arcivescovo diventato ex da quando la Congregazione per la Dottrina della Fede lo ha ridotto allo stato laicale. Nessuna rogatoria è stata inoltrata alla Repubblica Dominicana, né si ha notizia di indagini portate avanti negli altri paesi dove Wieslowski ha svolto la sua carriera diplomatica prima di arrivare ai Caraibi nel 2008. Africa meridionale e poi Costa Rica, Giappone, Svizzera, India, Danimarca, Bolivia e alcune nazioni ex sovietiche dell'Asia centrale. Il Monsignore ha commesso reati sessuali anche lì? Nei 16 anni da ambasciatore vaticano, ruolo che permette di indicare al pontefice i vescovi da nominare per le diocesi rimaste senza guida, quanti vescovi ha scelto Wieslowski e con quali criteri? La Congregazione dei Vescovi ha fatto uno screening?
Perché le indagini sul Monsignore Polacco ristagnano? Le Nazioni Unite hanno definito il Vaticano inadempiente su certi temi, nonostante l'avvento di Bergoglio. Nella terza loggia del Palazzo Apostolico, dentro agli uffici della Segreteria di Stato guidata da Monsignor Pietro Parolin, con due uomini legati al predecessore Bertone, il responsabile degli affari interni e riservati, Becciu, e il segretario per i rapporti con gli Stati, Manberti, appena sostituito da Gallagher, c'è la stessa voglia di percorrere la strada nuova decisa da Papa Francesco? E vi do un aggiornamento proprio sulla Commissione per la protezione dell'infanzia e sui minori che si è riunita questa mattina. Papa Francesco chiede tolleranza zero nella lotta agli abusi sessuali compiuti da ecclesiastici, lo ha affermato il cardinale O'Malley, presidente della nuova Commissione per la protezione dell'infanzia. Il cardinale ha poi rivelato che alla richiesta di adeguarsi allo standard indicato dalla Santa Sede attraverso linee guida nazionali, gli episcopati di quasi tutti i paesi hanno risposto, ma alcuni non hanno risposto, alcuni hanno mandato norme troppo deboli. E adesso veniamo a una proposta di quelle che ciclicamente fanno discutere, che creano polemiche, quella di creare un quartiere a luci rosse, una sorta di enclave della tolleranza per le prostitute. Succede a Roma, il quartiere dell'Eur, alcune strade del quartiere dell'Eur. Il Campidoglio ha dato una parziale apertura su questo. Siamo andati proprio in quel quartiere per capire come viene vissuta questa proposta. Liberare le strade dell'Eur dalle prostitute, l'obiettivo del nono municipio di Roma è chiaro da tempo. In 18 strade su 30 del quartiere dell'Esposizione Universale Periferia Sud della capitale, di giorno e di notte un via vai di prostitute e clienti che si incontrano a pochi passi dalle case, con conseguente fisiologiche lamentele di famiglie e abitanti riunitisi in comitati di quartiere. La soluzione per ovviare un problema che qui è avvertito da più di 30 anni potrebbe arrivare dal presidente del municipio Andrea Santoro, che a partire ad aprile intenzione di istituire delle zone a luci rosse lontane dalle abitazioni dove la prostituzione sarà tollerata. Sono aree di mediazione sociale dove le prostitute, dove i servizi sociali, dove la ASL possono controllare, dove le forze dell'ordine possono fare quell'attività di indagine che altrimenti non potrebbero fare, e sono aree che sono concordate con i cittadini, proprio perché dobbiamo cercare di interrompere questo conflitto che si rischia di creare nei quartieri tra chi si prostituisce volontariamente o involontariamente e cittadini. Le aree verranno scelte nelle prossime settimane per un progetto che dovrebbe costare circa 5.000 euro al mese, una cifra che verrà divisa tra municipio e Campidoglio. La soluzione dell'Eur pare il programma pilota, una sperimentazione per un progetto che, in attesa di una decisione del governo che possa coordinare e risolvere definitivamente il problema, potrebbe essere adottata anche da altri municipi della capitale e, perché no, anche da altri comuni. Quando le cose si testano, si provano e funzionano, è giusto che vengano esportate, diciamo, in altri luoghi, in altri municipi o in altre città. Noi abbiamo su tutti l'esempio di Mestre, che in qualche modo ha dato dei segnali molto positivi, a detta di tutti, a detta degli operatori, a detta delle stesse prostitute, che in questa proposta vedono anche una soluzione per la loro sicurezza. A esultare per l'annunciato spostamento della prostituzione ci sono ovviamente i comitati di quartiere. Incontriamo Paolo Lampariello, presidente dell'associazione Ripartiamo dall'Eur, che prima di parlarci ci fa salire su una scalinata a pochi passi dal nascente acquario dell'Eur, quello che potrebbe diventare una delle nuove attrazioni turistiche della capitale. È una situazione in cui non se ne può veramente più. È un'idea questa, una proposta, è un progetto, tentiamola, facciamola, vediamo quello che succede. Poi alla fine capiremo se è stata una cosa buona o non è stata una cosa non buona. Per il momento io direi che la cosa da fare è comunque portare avanti questo progetto, perché non ne vedo altri. Chiaro che ci vorrebbe una legge nazionale, tutti vorremmo una legge nazionale, ma la legge nazionale non viene fatta. Spostare di qualche metro la prostituzione, allontanarla dalle case, insieme controllare con polizia e sanitari per chi non rispetterà le zone cosiddette di mediazione sociale, multe salatissime fino a 500 euro.
E c'è un processo che ormai è alle battute finali ed è quello per il naufragio della Costa Concordia. Per mercoledì è attesa la sentenza. Nella requisitoria i pubblici ministeri hanno chiesto per l'unico imputato, Francesco Schettino, 26 anni di carcere. Molto lunga è stata l'arringa difensiva appunto dei legali di Schettino. Ne sentiamo alcuni passaggi. Nella sua requisitoria il pubblico ministero di Grosseto ha definito Schettino un incauto idiota, unico colpevole per quei 32 morti, 26 anni di cella la sua richiesta ai giudici. Poi è arrivata l'arringa del legale del comandante, indifendibile agli occhi del mondo. Subito dopo lo stesso PM ha chiesto di poter controreplicare prima che i giudici si riuniscano in camera di consiglio per emettere la sentenza. E non è questione da poco, perché in quelle 12 ore di arringa della difesa non ci sono solo i toni accesi, il dialetto, le battute e le frasi che fanno sorridere. Vogliamo buttare pure il comandante, chiuso in una cella fetente per 26 anni e 3 mesi. Vada subito però. Il legale di Schettino ha attaccato senza mezzi termini la procura, accusando i magistrati di cancellare le prove a favore di Schettino. Ha detto come il processo per il naufragio della Concordia si sia trasformato in un processo a Schettino, mentre gli altri indagati sono usciti di scena con patteggiamenti o archiviazioni. La vicenda del timoniere è il fulcro che dove ruota tutta questa tragedia. Noi diciamo, si poteva ancora salvare in extremis tutto. Si innesta questa interferenza e si genera la tragedia. Punto per punto la difesa di Francesco Schettino ha analizzato i ruoli svolti dagli altri indagati, soprattutto del comandante in seconda, la cui posizione è stata appunto archiviata, ricordando come non andò a controllare la falla della nave così come Schettino gli aveva chiesto di fare, o il timoniere che ritardò di 4 minuti la manovra di accostata al giglio, elementi che sono anche dubbi che si insinuano nella mente dei giudici. La richiesta di un processo giusto contro un'accusa che l'avvocato definisce a senso unico. Hanno voluto disegnare Schettino come un pazzo navigatore che cerca scogli da schivare, ha detto. Isolato processualmente, due pesi e due misure. Attenta la difesa a non negare le colpe del comandante quando dice Schettino avrà pure una quota di responsabilità, ma quella quota è una quota, non è tutta la quota. Vogliamo lo stesso trattamento di tutti, cioè noi vogliamo l'applicazione delle norme, non vogliamo sconti, non vogliamo scappare, non vogliamo nulla, vogliamo che si accerti la verità. Ma c'è soprattutto un passaggio dell'arringa che potrebbe fare breccia in chi deve decidere il destino di Schettino e parte da una delle principali carte giocate dall'accusa. La tesi della procura è che le 32 vittime ci sono state non per l'urto della Concordia contro lo scoglio, ma solo per la inadeguata gestione dell'emergenza da parte del comandante, che avrebbe ritardato l'evacuazione. La difesa dice, il pubblico ministero per chiedere 26 anni di carcere per Schettino deve dimostrare che non sarebbe morta neppure una persona se il comandante avesse messo tutti a mare subito. Lo deve dimostrare con una probabilità prossima alla certezza. Una prova che l'accusa non potrà mai avere in mano. E tra circa un'ora gli azzurri del rugby scenderanno in campo all'Olimpico di Roma per il torneo del Sei Nazioni contro l'Irlanda, Irlanda che nel 2014 ha perso una sola partita, una sfida dunque che si preannuncia molto difficile. Vediamo. 2 mesi che valgono un anno. Il Sei Nazioni è così, segna la storia con la sua intensità e con la passione, più di una Coppa del Mondo. 5 partite in 7 settimane che arrivano con cadenza britannica, programmate con rigore 3 anni prima, giorni, orari e se volete anche chance. Nel primo pomeriggio del sabato ci gioca sempre l'Italia, gli anglosassoni non ci considerano più di tanto, non facciamo cassetta, l'orario migliore è dopo le 17 quando i pub si riempiono di gente, birra e rugby, ma non per gli azzurri. Dopo 15 anni siamo ancora la Cenerentola del torneo, 2 volte quarti nel 2007 e nel 2013, gli anni d'oro del fenomeno rugby in Italia, poi una collezione di cucchiai di legno, simbolico riconoscimento a chi non vince neanche una gara. Su 75 partite giocate solo 11 vittorie e un pareggio, nel calcio si sarebbero dimessi almeno 5 presidenti, nel mondo ovale no, qui c'è la cultura del rispetto e della sconfitta, ma non bisogna esagerare, l'importante è dimostrare in campo il proprio valore. Non sempre ci siamo riusciti.
E poi il torneo delle sei nazioni è a invito, non ci sono retrocessioni. Siamo benedetti quindi, ma non bisogna abusare. Facciamo parte del gota del rugby europeo, ma siamo la squadra materasso. Quando i tifosi avversari si stancheranno di visitare Roma, ci cambieranno con la Russia, anche se giocare a Mosca a febbraio è impossibile. Quest'anno i giornali inglesi hanno alzato i toni. L'Italia non merita il sei nazioni. Le prestazioni della nazionale riescono a tenere alta la considerazione del rugby italiano, ma quelle dei club sono un disastro. Nella Champions Cup, l'equivalente della Champions League del calcio, arrivano batoste da 60-70 punti a poco. È lì che bisogna lavorare. Il livello del campionato italiano è scarsissimo. Si gioca a rallentatore rispetto a Inghilterra e Francia. Tecnica, ritmo, placcaggi, pubblico e spettacolo, chi li ha visti mai? Ogni anno il Sei Nazioni è l'esame di maturità, implacabile per tutto il movimento italiano, anche se contro l'Irlanda non ci saranno giocatori del campionato italiano, anche se i migliori azzurri fuggono dall'Italia ovale per giocare all'estero o stanno per farlo. Il modello potrebbe essere quello della nazionale di calcio francese campione del mondo con quasi tutti i calciatori che militavano nei campionati esteri. Anche nel rugby italiano nascono e crescono talenti, ma poi si perdono. Mancano campi, ma anche dirigenti. Per intenderci, un top club francese ha un bilancio come quello della federazione italiana. Treviso e Parma si dissanguano pagando l'iscrizione alla Celtic League, un campionato tra gallesi, irlandesi e italiani. Anche lì molte sconfitte e poche gioie. 5 partite per rovesciare il mondo, sulle spalle degli azzurri una responsabilità sempre più grande, ingeneroso, sono loro a pagare il conto. Se si girano dietro c'è il vuoto, nessun esordiente di livello, soltanto pubblico, affetto, condivisione. Siamo i campioni dei terzi tempi, quelli in cui si sta insieme agli avversari, si parla, si beve, si mangia. Capitan Paris, pensaci tu, ci basta una vittoria. Adesso ci dobbiamo fermare per la pubblicità, torniamo tra poco. .14:32 è tutto per oggi, non ci sono aggiornamenti, vi ricordo gli appuntamenti naturalmente, il nostro sito tglasette.it, il nostro telegiornale questa sera alle 20, TG Cronache torna domani alle 14, buona giornata.